Scusi, questa sarebbe Pescara? Che ta credi chi è? Ci sta lo mare, ci sta lo pesce, sta Pescara. Ma cosa si fa a Pescara? Si pesca. È una città ricca. Da quello che mi dice mio cognato, sì, si sta abbastanza bene. Grazie, siete in un negozio. Però noi, io la vita nella pesca l'ho fatta da quando sono nato, sono uscito alle 2 di notte, con una bavetta di vento ce ne andavamo al largo. È un'attività che rende. Della finanza, lei? E qual è il suo battello? E questo, vede? Il battello proprio abbattuto da me stesso di medesimo di persona, perché mi voglio far ridare qualche soldo, perché non è possibile che io devo andare in giro ancora con questo. Voglio dire, noi abbiamo bisogno di cose importanti. Insomma, io l'ho detto, abbiamo tanti problemi, la burocrazia ci sta strozzando. Una volta uscivamo io, mio figlio e mio padre. Adesso dobbiamo uscire pure col commercialista e l'avvocato. Ma insomma, devo fare la bolla accompagnamento e devo mettere sopra tutti i tipi di pesci. Le papaline sono dei pesci piccolissimi così, no? L'altro giorno ho contato 5.421 avevo preso, no? Ho messo là, ho scritto 500 pure a lettere oltre che a cifre, ho chiuso la bolla e colli numero 7, scafette, eccetera, eccetera. Mentre stiamo tornando è arrivato un caiano. Che cos'è il caiano? Un gabbiano. Bravo. E se ne è prese una trentina, cinquantina. Abbiamo dovuto ricontare tutte le papaline da capo. Se ne erano rubate 27, allora ho detto commerciali, signor commercialista, qua che dobbiamo fare? E deve fare la bolla di res. E che come faccio? La bolla di res a caiano. Scusi, ma c'è qualcuno che vi dà una mano, che vi aiuta, che si occupa di voi? Per fortuna a Pescara abbiamo uno che ci aiuta veramente, si chiama Zorro, dove serve corro. Ma allora è vero, Zorro esiste sul serio a Pescara? Sì, anche Babbo Natale esiste, non per questo sono... Ma Zorro è Zorro. Zorro dove serve corro? Hai qualche problema? Lo risolvo dove subito. Dove sta correndo? E sto correndo, è uno scoop eccezionale. Mi dai il microfono, l'ho dimenticato a casa. Un'edicola, il cui interno c'è sia un albero che un palo della luce. Non si sa com'è. Vediamo la signora. Signora! Ma si rende conto che questa edicola è una specie di monumento cittadino? Non credevo che fosse di importanza addirittura mondiale, dai! Viene prima l'albero o l'edicola? Dica la verità. Io ce l'ho trovata, quindi non so cosa. L'edicola o l'albero? No, tutte e due. Adotta un albero nelle tue edicola. Per vederlo dovete salire piani alti nel palazzo di fronte. Vedi, lì sopra c'è un albero, poi dall'altra parte c'è addirittura un palo della luce. Che non mi illumina però, eh? Ecco. Io pago regolarmente la luce, quindi... E qui c'è anche una pianta di gerani che sta nascendo ora, e poi metteremo scimmie e pappagalli. E dentro ci sono io. Esatto. Abbiamo fatto una petizione popolare per farlo diventare monumento nazionale. Se ci riusciremo, senz'altro saremo tutti quanti contenti. Quindi c'è una questione aperta. Sì, la questione è ancora aperta. È una delle querelle di Pescara. Querelle, te lo dico subito, non un quarto circa. No, vedremo come va a finire. Comunque per il momento sempre Zorro dove serve corro. E sulla riviera di Pescara ti capita di incontrare soprattutto personaggi come Giacinto Giorgioli, abruzzese doc. Mi dica. Cos'è che offende i pescaresi? Il fatto di non essere conosciuti, insomma, perché a noi ci dà fastidio. Siamo una città abbastanza bella, però non ci conoscono. Deve sapere che se la Toscana è la culla della lingua italiana, l'Abruzzo è stata la culla di tutte le lingue del mondo. E grazie a noi praticamente l'Abruzzo, cioè il mondo parla. Gli arabi parlano così grazie a noi, perché erano due abruzzesi che anticamente dicevano: se dobbiamo scendere scendiamo, se dobbiamo scendere scendiamo, cioè se manca la galera, se non manca la galera, è arabo, no? La lingua spagnola deve essere abruzzese. Lello, vedete di andarci, ole, evitato dai, si dice anche questa cosa. E l'inglese che c'entra? Uno in inglese come si dice? One. Quest'anno in abruzzese si dice one, uguale one, cioè arrivi a proposito. Uguale uguale? Sì, arrivi a proposito, in inglese si dice you came a scope, noi diciamo you came a scope, giochiamo a scope, è uguale, è la stessa cosa. Identico. Da noi. Non è vero che ci sono inglesi? No, la Torre di Babele qui a Ortona, ci hanno fatto il faro, ma qui è nata. Mi scusi tante, purtroppo siamo di questa cosa, mi squilla il telefonino, anzi mi vibra, sentivo un po' di piacere qua sotto. Pronto? Guarda, li fanno piccoli questi, li hanno fatti talmente piccoli questi telefoni, non riesco a capire se quando io parlo che ce l'ho qui sull'orecchio si riesce a sentire. Allora io, pronto? Il mio aspetta, facciamo così, io dico 1, 2, 3, tu parli, va bene, se no non capisco. 1, 2, 3, dimmi. E beh, quando è andata a fine 2, 3? No, ci vediamo domani 2, 3. Va bene, 2, 3, ciao. Sto facendo, 2, 3, ciao. Scusate. Mio figlio, glielo dico sempre, vai piano con la macchina. L'altro giorno ho telefonato, questa signorina mi ha detto che era irraggiungibile, chissà quando andava. Scusi, ma la luce rossa, la che cos'è? È un film a luce, una telecamera. No, non posso. No, che? Mi ha fatto dire un sacco di cose che non potevo dire. Mi faccia andare. Non ha detto cose. No, mi fa dire queste cose che io, insomma, per te, insomma, sono una persona. Scusi.